Oggi parliamo del problema che hanno tutti quelli che vendono su internet, cioè che il 99% delle persone che vanno su un sito non comprano. No, ma che 99%, Luca? Nel mio caso è il 100% che non compra. Il fatto che la maggior parte delle persone che vanno su un sito non comprano non è un problema che hai solo tu, ma è davvero molto ma molto comune. Quindi oggi ho due soluzioni per risolverlo, una gratuita e una a pagamento. Oggi vogliamo esagerare. Poco tempo fa ho fatto un video in cui spiego perché un sito da solo non basta per vendere. Ti metto il link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, vallo a vedere perché ti metterà sicuramente le basi per capire meglio questo video. Ma io, Luca, me li guardo tutti i tuoi video, dai, non scherziamo, eh? Purtroppo il tuo sito internet è solo uno dei tanti stimoli che i tuoi potenziali clienti possono ricevere durante il loro percorso di acquisto. Durante questo percorso l'utente cerca informazioni, vede delle pubblicità sia online che offline, legge degli articoli e così via. In pratica viene bombardato e sollecitato da altri a comprare. Se riprendiamo un secondo l'immagine di un ipotetico percorso di acquisto, puoi vedere che il tuo potenziale cliente ha visto il tuo sito qui. Ma poi in tutti questi punti, o nei giorni successivi, o nei mesi successivi, viene stimolato da altri concorrenti o da altre persone a comprare. Se tu ovviamente non sei presente anche in questa parte della customer journey, non venderai. Quindi un sito da solo non basta per vendere, ma servono altri elementi, altrimenti il tuo potenziale cliente comprerà da qualcun altro. Come altri elementi? Cioè, adesso ci manca solo che debba spendere degli altri soldi, dai! In realtà ho due soluzioni, una gratuita e una a pagamento, e sono importanti entrambe e vanno fatte entrambe, però oggi partiamo da quella a pagamento. Ecco, lo sapevo che mi facevi spendere degli altri soldi oggi. Torniamo sul pezzo. Come ti dicevo prima, hai bisogno di qualcosa che vada a stimolare il tuo potenziale cliente durante tutto questo percorso. Cioè, Luca, in pratica vuoi dire che ho bisogno di rincorrerlo? Sì, più o meno hai bisogno di stargli dietro finché non compra. Perché se no si dimenticherà di te oppure molto probabilmente comprerà da qualcun altro che l'ha stimolato dopo di te o meglio di te. Ma scusa Luca, ma come faccio a sapere chi sono queste persone che visitano il mio sito? Dai! Il modo che ti spiego oggi si chiama retargeting. Oh, ricominciamo con i nomi strani adesso! Sia Google che Facebook ti permettono di inserire un codice nel tuo sito per tracciare chi entra. In questo modo queste due piattaforme sapranno chi sta visitando il tuo sito. Cioè, Luca, mi vuoi dire che se metto questo codice nel mio sito posso far vedere a Facebook chi entra? Cioè, questa roba è fotonica. Oh, è anche un po' strana, eh? Sì, esatto, una roba fotonica, perché se Facebook sa chi entra nel tuo sito, tu puoi fare delle pubblicità specifiche, ovviamente sempre su Facebook, solo alle persone che lo hanno visitato. E la stessa cosa ovviamente vale anche per Google. Cioè, quindi se Facebook vede chi entra nel mio sito, mi dà anche la possibilità di fare delle pubblicità solo a queste persone. Sì, è proprio così. In questo modo andrai a fare delle pubblicità che possono seguire i tuoi potenziali clienti anche dopo che hanno visitato il tuo sito. In pratica puoi continuare a stimolare il tuo contatto durante tutto il loro percorso di acquisto. Non so se ti è mai capitato che magari dopo che visiti un sito continui a vedere la pubblicità di quel brand o di quel prodotto, come se davvero ti stesse seguendo per tutta la rete. Quello appunto è il retargeting. No, questo è stalking a livelli massimi, ma comunque se mi serve per vendere mi piace. Queste sono pubblicità che hanno solitamente ritorni di investimento molto ma molto alti, proprio perché il pubblico su cui vanno ad agire è caldo, cioè è gente che ha già visto chi sei e cosa vendi, perché ovviamente ha già visitato il tuo sito. Quindi questa pubblicità solitamente funziona molto ma molto bene. In più abbassi anche la probabilità che il tuo potenziale cliente compri da qualcun altro dopo che ha visitato il tuo sito, perché anche tu stai continuando a fargli vedere il tuo prodotto. Ok, Luca, guarda, io mi sono fatto fare il sito da un'agenzia, ma secondo te mi hanno messo sto codice? In generale, quello che vedo io è che pochissime agenzie inseriscono il codice di retargeting sul sito dei propri clienti, perché solitamente loro puntano a farti un sito e poi basta, cioè
non si interessano minimamente a farti vendere, che alla fine è quello di cui tu hai davvero bisogno. Se non ti mettono questo codice è un vero problema, perché così non si traccia niente e non è possibile fare neanche questo tipo di pubblicità. Quindi prima devi inserire il codice e poi Facebook o Google possono cominciare a vedere chi entra. E solo successivamente, cioè dopo che un po' di persone sono state sul tuo sito, puoi fare pubblicità. Quindi dovresti chiedere alla tua agenzia se te l'hanno inserito oppure no. E puoi fargli ad esempio una domanda un po' a bruciapelo: mi avete messo il pixel di Facebook? E se non te l'hanno messo o fanno finta di niente, fammi indovinare, quello che sono stato fregato sono io. C'è anche un'altra cosa molto importante da dire, cioè che questo tracciamento è anche molto specifico. Facebook o Google infatti riescono a vedere anche quali pagine una persona ha visitato, quindi puoi anche decidere di fare delle pubblicità specifiche a seconda delle pagine che hanno visto. Quindi a qualcuno che ha visto la pagina di uno shampoo farai vedere la pubblicità di quello shampoo. A chi invece ha visto la pagina del bagnoschiuma farai ovviamente vedere la pagina del bagnoschiuma. Così tutti si beccano la pubblicità giusta. Sì, e tu non sprechi soldi in pubblicità inutili. E questo ci piace, Luca. Ok, piccolo recap finale. Solitamente il 99% delle persone che visitano un sito escono senza comprare e questo è fisiologico. Quello che succede spesso è che il tuo potenziale cliente visita il tuo sito, non compra, ma continua a ricevere stimoli, pubblicità, informazioni da altre persone e anche da altri tuoi competitor. E per questo motivo c'è la possibilità che compri da qualcun altro. Quindi devi essere assolutamente presente con i tuoi prodotti o con il tuo brand anche dopo che l'utente ha visitato il tuo sito. In pratica devi inseguirlo. Sia Google che Facebook ti danno la possibilità di inserire un codice speciale all'interno del tuo sito per potergli permettere di vedere chi entra e lo visita. In questo modo puoi fare delle pubblicità solo a quelle persone dopo che hanno visitato il tuo sito e quindi aumentare la possibilità che comprino da te. Questo codice ti permette anche di essere particolarmente specifico, quindi ad esempio puoi far vedere la pubblicità di un certo prodotto solo chi ha visto sul sito quel prodotto. Queste pubblicità sono estremamente efficaci perché vanno ad agire su un pubblico cosiddetto caldo, che quindi ti conosce già e ha già visto i tuoi prodotti. Non farle sarebbe davvero stupido. Oggi abbiamo visto il primo metodo che hai per inseguire il tuo potenziale cliente, per fare in modo che non compri dai tuoi concorrenti dopo che ha visitato il tuo sito. Nel prossimo video ti farò vedere il secondo metodo, che è quello gratuito. Luca, lo sai che è un debole per la roba gratis. Ok, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, metti mi piace al video, commenta come un pazzo furioso qui sotto e per il bene dell'umanità iscriviti al mio canale. Ci vediamo presto con nuove pillole di marketing digitale.